Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Veronica, se non ci conosciamo, ci conosciamo con un video haul esclusivamente di trucchi e una cosa skincare, perché mi sono decisa ad acquistare una marca che da un bel po' di tempo volevo acquistare, ma aspettavo sempre di racimolare un pochino più di soldini. Adesso vi faccio vedere tutto. Ho fatto due ordini da Bio Boutique La Rosa Canina, che è un sito che mi sta davvero sorprendendo, perché in un giorno ordinate il giorno prima, il giorno dopo vi arriva già l'ordine, quindi poi mettono anche un sacco di campioncini e tutte le cosine sono imballate, sia in questo imballaggio sia nella loro scatola, che è molto carina. È veramente un plus a loro, perché ci tengono veramente anche agli ordini online. Ho fatto due ordini qui, un ordine su Nabla Cosmetics, perché non era disponibile una tinta labbra su Bio Boutique La Rosa Canina, se no avrei fatto tutto direttamente qui, e ovviamente adesso è disponibile, mannaggia. E poi ho fatto un ordine su Bio Makeup Shop, che è questo. Sono stati molto molto carini, anche loro hanno imballato benissimo tutto e hanno messo in uno il mio ordine in un sacchettino, nell'altro i campioncini, stati molto molto gentili, molto carini. E poi Nabla Cosmetic ha messo sempre ben imballato con la loro nella scatola e con la loro velina lilla, che non ho coraggio di buttare via, non ho coraggio, ho portato via la scatola, ma questa non la posso buttare. Vi faccio vedere tutto, comincio dalle poche cose. Su Nabla Cosmetic vi dicevo che su Bio Boutique La Rosa Canina non era disponibile. Ho preso Closer, che è tanto usannata da Deborah Fulli qui su YouTube e da The Lady Eleonora, che io seguo. Questa l'ho pagata 14,90, mi ricordo. Le facevo più grandi dai video, mi sembravano più grandi, non lo so, però non vedo l'ora di utilizzarla. Closer deve essere bellissimo, il nude rosato molto bello. E vi arriva in questa scatolina soft touch con tutte le costellazioni. È veramente carina, mi è piaciuta un sacco. Poi vi faccio vedere il Bio Makeup Shop. Ho preso sempre una cosina di Nabla, che non era presente né su Bio Boutique La Rosa Canina né su Nabla Cosmetic, ma su Bio Makeup Shop l'ho trovato, e si tratta del Cream Shadow Longwear Cream Eye Color Underpainting di Nabla, un nude per gli occhi praticamente. Anche questo lo facevo molto molto grande dai video, invece è piccolino, ed è questo qui, una dovrebbe essere un ombretto, però lo usano moltissimo come base per ombretto. Non vedo l'ora di utilizzarlo. Underpainting l'ho pagato con la spedizione e tutto 17,50, veniva a 9,43 euro, più l'IVA più la spedizione 17,50 euro, sono riuscita a dirvelo. Mi hanno messo dei campioncini di marche che non conoscevo, della Green Beauty Vintage Beauty, maschera per capelli nutriente con olio di babassu, zenzero e limone. Non la conoscevo, magari voi la conoscete.
Poi della Green Natural, un detersivo per piatti con aloe e olio essenziale di limone biologici. Ecco, biodetergente delicato, molto molto interessante per chi come me è allergica al nickel. Poi della EOS Secondo Natura, biodermico con aloe vera, detergente intimo e corpo. Sono tutte marche che non conoscevo. Della Nebbiolina, bagnetto corpo e capelli con estratto d'avena bio, gel delicato da bagno per corpo e capelli, penso sia per bambini. Nebbiolina. Questo era per quanto riguardava Nabla Cosmetics e Bio Makeup Shop. Poi vi dicevo, ho fatto due ordini di Bio Boutique La Rosa Canina. Avevo fatto l'ordine per prendere questo, il Resplendent Highlighter di Puro Bio, è quello 01, l'illuminante per tutti i tipi di pelle, che è organico, vegano e nickel tested. Questo è il refill, ma è disponibile anche con il suo packaging. E questa è la cialda, che è gigantesca, è molto molto grande perché è la full size. Ho fatto l'ordine proprio per questo, perché non riuscivo a reperirlo qui nella mia città. Poi ho preso della Neve Cosmetic il Brow Model Eyebrow Color Gel nella tonalità Lisboa Ebony, che è il più scuro, sarebbe un mascara gel per le sopracciglia, questo qui. Io non credevo di innamorarmene, l'ho già provato un paio di volte e mi piace un sacco, ha l'effetto del pottino del gel in pot, però facilitato dall'applicazione con mascara, è veramente veramente bello, solo che per le mie sopracciglia è un pochino chiaro secondo me. Poi ho preso due prodottini Nabla, della Nabla Close Up, della linea che ha fatto Nabla. Ho preso il Nabla Close Up Futuristic Foundation, il fondotinta, e Nabla Close Up Smooth Impressing Powder, la cipria compatta. Questo, dai tutti i video che ho visto, mi sembrava molto più grande, invece è piccolino, però ha i suoi 30 ml di prodotto. E ho anche azzeccato la tonalità. Nabla ha un sacco di swatches e poi ha un sacco di colorazioni, quindi potete tranquillamente trovare la vostra. La mia, se magari ve lo chiedete, è la L20 Light, quella con quella di quelle chiare con sottotono neutro. Me ne sono innamorata perdutamente, penso che lo ricomperò a vita, non capisco chi l'ha bocciato, perché veramente è, per me è il fondotinta perfetto. Poi, sempre della Nabla Cosmetic, ho preso la Smoothing Pressing Powder, la cipria, nella tonalità Light. Mi sembra che c'è Light, Medium e Dark, però non vorrei dire una cavolata, Nabla perdonami sì, magari dico una cosa per un'altra. Anche di questa io mi sono già innamorata, mi piace un sacco. Utilizzata in combo con il fondotinta e con il correttore che ho preso l'altra volta su Pinarelli, è la mia base perfetta, non c'è niente da dire. Nell'altro ordine, che come vi dicevo Bio Boutique La Rosa Canina mi ha sorpreso, perché fate l'ordine un giorno e il giorno dopo vi arriva a casa, nel secondo ordine ho preso altre due le Dreamy Matte Liquid Lipstick, altre due,
e ho preso della Beyond Me lo Spot Treatment, che sarebbe quello per asciugare i brufoli. E ho visto anche per le macchie da brufolo fa, però vedremo. Questo l'ha consigliato sempre The Lady, quindi sono molto molto curiosa. E ho preso altre due delle Dreamy. Ho preso Zen e Sweet Gravity, non so se le vedrete, eccolo qui. Sempre il solito pack, hanno due colorazioni diverse, una è più marroncina, una è tra il marrone e il rosato, mentre Closer è totalmente rosata. Biotica Rosa Canina fa sempre un 15%, a volte 20, a volte 25, che su queste che hanno un medio costo si sente lo sconto, quindi ve le consiglio. Sono molto belle, anche se non potrò tenere il pack. Sono molto carine, finalmente ho le Dreamy anch'io, finalmente. Questo era l'haul, vi faccio vedere i campioncini che mi hanno dato Bio Boutique La Rosa Canina. Mi ha dato di Eterea, cosmesi naturale, crema viso delicata, anti-age, questa qui. Poi, shampoo delicato, uso frequente, della Rasa Yana. Contorno occhi spa trattamento defaticante della Acqua Bios Termale. Finalmente provo sempre, quando provo contorno occhi sono felice. Della Puro Bio for Skin, la crema viso sebo normalizzante opacizzante pelle grassa, spero che sia così, ne ho bisogno. E sempre dell'Acqua Bios Termale, oro illuminante olio anti-age. Questi campioncini sono sempre utili, non li butto mai perché mi permettono di provare e vedere se ne vale la pena acquistare oppure no. Questo era l'haul di trucchi che ho fatto in tre volte, in quattro ordini ho racimolato queste cosine che volevo da un po' di tempo. Io le Dreamy, tutte le cose di Nabla, quello di Puro Bio, di Neve, volevo da tanto tempo e sono riuscita a permettere, a ricimare i soldini. Sono veramente veramente contenta. Spero che il video vi sia piaciuto, è stato utile in qualche modo. Lasciate un like e un commentino qui sotto se anche voi avete fatto shopping di trucchi. O quali sono i vostri siti preferiti dove fate shopping online. Io ultimamente preferisco l'online perché andare in negozio è abbastanza difficile e io non ho una bioprofumeria vicino a me o nella mia città, non ho una bioprofumeria, quindi devo rivolgermi sempre online. Iscrivetevi al canale che mi fa un sacco piacere, io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!